Ok, allora benvenuti sul canale, il nuovo canale La Fabio TV e anche in maniera eccezionale su PG Passione Games, oltre che anche sul video di Corvo Bianco che appunto è stato già ospite per chi vede il video su PG Passione Games, è già stato ospite su un weekly di qualche tempo fa. Se non ve lo ricordate, andate a vedere nella playlist dedicata. Allora, questo è il primo video che postiamo sulla Fabio TV. Quindi, per chi guarda il video da PG Passione Games, la Fabio TV nasce come, e poi faremo appunto un prologo, ma insomma, così in maniera molto veloce, nasce come, diciamo, TV che copre a 360 gradi un po' il mondo che ci circonda. Quindi parleremo di calcio, parleremo di giochi, parleremo di cucina, parleremo di tutto ciò che il mondo in questo momento ci prospetta. Oggi però faremo un video per entrare su un mercato di YouTube, di Twitch, Chip e Chop. Parleremo di una cosa che piace un po' a tutti, ovvero tattiche, tecniche e soprattutto compravendita di FIFA. Con me ci sono Corvo Bianco e il trader di Verona, che appunto saluto entrambi. Allora, cominciamo parlando con la compravendita, perché video sulle compravendite ci sono veramente poche, se non quasi punti. Punti in toscano significa in italiano nessuno. Quindi, praticamente, io volevo subito iniziare con il trader di Verona, che è esperto proprio in compravendita, per farci una panoramica di quelle che sono le carte, soprattutto dopo le fantasy foot, carte secondo me inutili, poi magari il buon trader ci dirà se sono inutili oppure no, e un minimo cenni per poi, se volete, diciamo, entrare più nel dettaglio, andate nel suo canale Twitch, che vi dirà lui tutte le coordinate, non bancarie, magari, forse, non lo so se trader dirà le coordinate bancarie, ma ve le può anche dare, se poi voi fate, diciamo, un abbonamento, sempre meglio è. E poi con Corvo invece analizzeremo un pochino, ovviamente anche Corvo gioca su una sulla vecchia console, quindi ci sarà un po' da chiacchierare sull'old e le next, quindi è un video molto completo. Portiamo subito in primo piano però la schermata che viene da Trader di Verona, a cui lascio la parola. Vai, vai Matteo. Allora, salve a tutti, sono il trader di Verona Sì. e vi lascio volentieri il numero bancario di PG Passione Games che vi girerò privatamente a chi seguirà la Fabio TV. E non vediamo l'ora di partire. Comunque, torniamo sulla compravendita che io faccio sul mio canale Twitch e aggiungo, faccio anche la consulenza a gratis. Cos'è la consulenza gratis? La consulenza gratis praticamente sono budget altissimi che in altri canali vengono fatte a pagamento. Io li faccio gratis perché? Perché dei ragazzi mi hanno chiesto: ma tu non sei capace di fare questa consulenza gratis? Certo, gli ho detto, è semplicissima. Ad esempio, ho preso questo Dybala venduto in questo momento a 110.000, l'avevo preso a 80.000 crediti. 30.000 crediti di profitto, tirano via il 5%, rimane insomma sui 25-26K puliti. Benissimo, quindi insomma è un investimento che ho fatto con la mia consulenza gratis. Ho vari giocatori ancora in lista da vendita come Anthony Singo, De Gijp, vari If, Oder e Cipeste, i Lukaku, mi ha dato insomma per bastoni. Ho varie carte ancora in vendita, vi faccio vedere insomma quello che sta vendendo. Questi qua sono le varie carte. Dopo vi consiglio, soprattutto dopo le 19 che la gente shoppa, di andare, chi ha un budget sotto il milione, di andare sugli 85, 87 e 86. Invece per investimenti con budget alto, io andrei sulle fantasy foot come Skriniar, Angelino, che sono dei bei giocatori, insomma, che secondo me si possono alzare, sono scommesse comunque. Ma scusami, Skriniar lo consigli per usarlo? Perché
Ovviamente la platea che vedrà questo video, in tanti fanno comprare Anita per poter aumentare la sua, come posso dire, la sua, il suo budget, il suo monte, monte, aiutatemi, non mi viene la parola, insomma, il suo budget, ma altri invece, come ad esempio il sottoscritto, compra per poterli usare. Secondo te, Skriniar è un giocatore da usare oppure non è un giocatore da usare? Allora, Skriniar l'ho appena preso, devo ancora usarlo, siccome per me è un giocatore perfetto, perché la mia squadra è solo di giocatori che hanno giocato nell'Inter passato e presente, quindi come vedete io sono giocatore dell'Inter, a parte qualche sculata come questa qua, Zidane Prime, insomma, vabbè. E lo teniamo volentieri in panchina. Comunque, per la compravendita è una scommessa, alto budget. Invece, come per giocarci, lo vedremo più avanti, perché devo fare la VL e dopo vi dirò nel prossimo video come sarà andata con Skriniar. Comunque, secondo me, guardando le stats, insomma, vedo che è un bel giocatore. È un bel giocatore, c'ha 91 di difesa, 82 di velocità, dopo quel discorso di lenti, non lenti, fa la differenza, quindi insomma ve lo consiglio sia su compravendite sia dopo averlo testato, ma comunque guardando le stats si vede, anche perché il bastone è molto forte su Play 5, quindi insomma secondo me sarà un gran giocatore. Quali sono le carte che consigli per chi ha un budget intorno alle 300.000 crediti, quelli che consigli per budget superiori ma sotto un milione e quelle che consigli per budget, ovviamente per icone, mi dico io, cioè da un milione a 2 milioni? Allora, per un budget inferiore a 300.000 vi do un filtro da usare dopo le 19 che vi permetterà di prendere gli 83-84. Allora, 1000 prezzo minimo, 1003 prezzo massimo e 1009 compra ora. Compra ora. Questo filtro in questo momento non è che ci sia un flusso di carte enorme, perché non stanno shoppando. Dopo le 19, per un'oretta o due, vi arriveranno gli 83 e gli 84 da prendere al minimo, minimo possibile. Invece un filtro per un milione in su, no, oppure da un milione in giù come volete, 10.000 13.000 e 14.000. Qua si va a prendere 85, 86, 87, 88, dipende da cosa arriva. È molto buono questo filtro. Questo filtro è molto buono. Dopo bisogna sempre stare attenti, ragazzi, che ci sono delle persone che vogliono truffarci, che buttano in mezzo gli 82, 80, ed è un rischio, perché qualcuno si può sbagliare. Quindi, ragazzi, state attenti. E quando consigli, perdonami, quando consigli la rivendita e a quanto? Se ad esempio prendi un Pogba che è 85, a 11.000, quanto lo consigli di rivendere e quando soprattutto? Allora, Pogba in questo momento è meglio prenderlo a 9.500, 9, 9.500, 10. E venderlo soprattutto dopo le 18.10, registrare sempre con 3-4.000 in più, okay, anche 5, soprattutto se vi arriva dei link che dicono che escono SBC, Eros, allora lì si può alzare anche il livello dei crediti, insomma. Dopo invece per un budget molto alto vi consiglio anche delle icon da tenere d'occhio. Io ne avevo una che è Cannavaro, Baby Cannavaro, l'avevo presa a 138, rivenduta a 233. Quella
E ho anche un video che adesso così vi faccio vedere, che l'avevo. Eccolo. Ma, eccolo qua. No, l'ho guardato. Ma eccolo qua. Preso il 128. Quando, dopo che l'ho preso, l'ho venduta a 2,33, che adesso non l'ho registrato, però insomma, prendo la 138 in questo momento è un gran colpo. Va un po' a fortuna, però insomma, bisogna sempre stare attenti sul mercato. Poi più che altro bisogna stargli dietro, ragazzi. Questo è un po' il messaggio che deve passare, perché FIFA si gioca soprattutto chi fa foot, eh? Poi c'è quelli che fanno la carriera, io faccio un mezzo e mezzo, a dire il vero, però c'è quelli che fanno esclusivamente foot. Per poter fare foot a un certo livello, se ti vuoi divertire, perché poi se no o sei bravo, quindi, o se sei senza mani come tanti, o la maggior parte, devi averci la squadra, perché non è vero che la squadra fa solo il 30% nelle vittorie. Secondo me la squadra fa più del 60% in una vittoria. Il resto è la mano. Quindi se te giochi con tutti oro e tutti scarsi, o sei un fenomeno, se no trovi delle difficoltà mostruose, perché se hanno giocatori, soprattutto per quanto riguarda la difesa, tu hai una squadra normale, hanno giocatori davanti che sono velocissimi, ti vanno via. E quindi ragazzi, non è vero che la squadra conta il 30%, come ho visto in qualche video. Bene, questi erano i consigli del trader di Verona. Ricordati, se vi do le tattiche del 5-2-1-2 che uso io. Sì, ok, perfetto. Questo è il punto 2. Difesa equilibrato, ampiezza 45, profondità 50, costruzione di manovra equilibrato, creazione, occasioni, cedimenti offensivi, ampiezza 50, giocatori in area 3, angoli 3, punizioni 3. Dopo vado sui ruoli, okay. No, sulle istruzioni, dove i terzini li faccio rimanere indietro l'attacco, praticamente tutti e due. Dopo il centrocampista davanti alla difesa resta dietro l'attacco, tutti e due. Invece il trequartista, in questo caso Roberto Baggio, rimane in avanti. E i due punti invece si riusciti alle spalle e la pista bilanciata, insomma. Per il resto, tra le altre cose, questo modulo è un modulo che non si vede moltissimo con la difesa a 3, devo essere sincero. Io ho visto i competitor che giocano tanto con il 4-4-3, con però i tre centrocampisti, o passano poi al 4-2-4, che tra le altre cose uso io in maniera ovviamente impropria, perché non sono un fenomeno, e dove questo 4-2-4, anzi il 4-3-3 diventa in difesa un 4-4-2 di contenimento, ma in attacco sostanzialmente attaccano con 4 unità, perché i tre davanti, cioè la punta e le due ali alte, vengono affiancate da una sorta di trequartista che è il centrocampista più avanzato dei tre di centrocampo. E comunque questo, su questo, se non sbaglio, non so se ho fatto io nel canale PG Passione Games, che vi invito ad andare a vedere se vi interessa, ovviamente. Ecco, chiudendo il discorso con il buon trader di Verona, trader di Verona ha un suo canale Twitch molto seguito, soprattutto perché appunto lui, oltre ad essere esperto di compravendita, e l'avete visto più o meno qualche dritta l'ha data, è esperto anche perché questa compravendita, a differenza di tanti bischeri come dico io, non se la fa pagare, e quindi con questo non bisogna approfittarsene, per l'amor di Dio. Però comunque il buon trader dà tanti consigli durante le live, quindi ricordiamo il tuo canale, così perlomeno chi vuole andare a vederlo ci va subito, si iscrive, clicca appunto sull'avviso, e quando è in live bisogna andarci. Qual è? Ricordati che sarebbe trader-di-verona.
Perfetto, molto semplice. Oddio, forse lo facevi un po' più semplice, era meglio, però tanto poi nel sotto al nei commenti, scusate, sotto nella descrizione al video trovate tutte le coordinate dei nostri canali, anche se ovviamente la Fabio TV viaggia per conto suo. Ora invece lasciamo un attimino riposare tra i di Verona e passiamo a Corvo Bianco e mettiamo lui in prima battuta. Allora Corvo, lui, ora, lasciate perdere che è in quinta divisione, ma soprattutto lui fa compravendita, anche lui la fa a modo suo, un po' diversa rispetto a Trade di Verona, quindi predilige la compravendita dal gioco, poi ce lo dirà meglio lui, quindi non conta molto la divisione in cui si trova, ma conta la squadra che si sta costruendo. Lui gioca sulla old gen, quindi ci dà anche magari qualche dritta un po' diversa rispetto al trade di Verona. Comunque lasciamo la parola, presentati e dici un po' tutto su questo. Ciao a tutti, sono Corvo Bianco 22. Ok, come diceva PG Passione, quest'anno mi sto orientando molto, ma molto di più sulla compravendita, perché negli anni passati giocavo le scoop battle, facevo pacchette e quant'altro per avere due giocatori che non servono niente. Quest'anno mi sto dedicando alla compravendita e mi sto tagliando molti sfizi a comprarmi i giocatori. Sono in quinta divisione con una squadretta che l'ho fatta praticamente a inizio gioco, che vi mostrerò. Ho provato anche varie tattiche, quant'altro, moduli per riuscire a essere un po' più competitivo. Con questa squadra e con questo modulo 4-2-3-1 mi trovo benissimo. Sono arrivato in quinta divisione. A livello di squadra me la devo giocare, perché comunque essendo sulla PS4 comunque la CPU è di meno, quindi automaticamente devo essere anche bravo a difendere. Però diciamo che un po' ho comprato dei giocatori, un po' mi è andata bene con qualche giocatore che ho preso nei pacchetti, siamo arrivati in quinta divisione. Adesso abbiamo fatto i primi 2 milioni e sto investendo i miei primi 500k per questa squadra qui, che diciamo che dalla quinta divisione ho visto che comunque bisogna migliorarsi, quindi spendiamo i nostri primi 500k. Che voglio prendere un po' di giocatori, rinforzare la squadra. Allora, Zola l'ho lasciato perché comunque sia di velocità che a livello di finalizzazione è ottimo. Poi prenderò De Piero perché da Juventino non mi può mancare il grande De Piero. FIFA, anche senza crediti, qualsiasi cosa, ho sempre preso De Piero. De Piero è il capitano e deve esserci sempre in squadra, sempre. Poi prenderò Seedorf e Ali, che mi giocheranno come COC tutti e tre, sperando che sono forti, perché non li ho mai provati, quindi li proveremo. Poi abbiamo Traoré, poi prenderò Miller, che è una carta nuova, che poi la userò anche per compravendita, perché comunque le stats sono abbastanza buone. Per quello che deve fare in difesa non è male. È nella media. La lettura difensiva è un po' bassa, 82. Sì, però diciamo che rispetto ad altri, perché comunque l'ho guardato anche su Footbin, perché comunque la squadra, prima di metterla qui sulla PlayStation, su FIFA, l'ho fatta tramite Footbin, che lì ho avuto la possibilità di confrontare con altri difensori, con altri stats di altri giocatori, icone e quant'altro. Diciamo che bene o male non è male come giocatore, poi comunque ha 90 di fisico, quindi vuol dire che è bello resistente, perché comunque anche il fisico, soprattutto in difesa, che ho notato che non so se è old gen o sono i miei giocatori, però ho notato che quando c'è un attaccante e me lo spinge volano. Quindi automaticamente voglio provare così. Vedo però nella tua, nella tua formazione l'intesa totale non è considerata. Come mai? Sì,
Allora, diciamo che non la considero molto la difesa, cioè scusami, l'intesa. Perché comunque ho notato che giocando anche un po', come si chiama? Aspetta, ti dico subito che non mi viene in mente il nome. Allora, questo qua. Giocando ai draft, che mi fa squadra, ho provato a fare una squadra con intesa massima e una proprio anche intesa zero, si può dire. Ti dico la verità, non ho trovato difficoltà. Quindi i passaggi andavano per bene? Sì, poi ci sono alcuni che alcuni giocatori me li sbagliavano, altri no, però ho giocato questo qui online, non quello offline, online con altri giocatori e l'ho vinto senza problemi. Quindi diciamo che l'intesa per ora non la sto considerando. Quindi poi diciamo che da adesso sono arrivato in divisione 5 con quella squadra che ho fatto all'inizio e sono arrivato fino a divisione 5. Da divisione 5 ti dico la verità, sto avendo un po' di difficoltà perché comunque stiamo a metà gioco, ci sono molti giocatori forti, quindi Certo. con quella formazione devi essere anche bravo a difendere. Certo. Quindi ti faccio vedere anche le tattiche che ho utilizzato. Sì. Perché come modulo questo qui ti dico la verità è soprattutto in centrocampo in attacco riesce a fare un bel gioco. Poi è chiaro, in difesa purtroppo su genere devi essere un po' più bravo perché i lanci più e di meno rispetto alla PS5, però i giocatori sono quelli che sono, valgono. Certo. Allora, sì, sono arrivato con questa squadra. Allora, le mie rose. 4-2-3-1, sì. Faccio tante rose per provare le tattiche e tutto Giusto. quanto, con giocatori diversi per vedere qual è meglio oppure no. Con questa squadra qui, ti dicevo, sono arrivato in divisione 5. Quindi, tattiche personalizzate. Allora, equilibra, tattiche. Allora, le tue. Io ho messo offensivo perché mi trovo molto meglio. Allora, nella difesa ho messo pressing una volta per persa la palla, ampiezza 40 e profondità 45, c'è un po' sulla media. Non è proprio indietro, però ripeto, a centrocampo l'avversario comunque se la deve giocare, fa fatica a passare. Tra centrocampo e l'attacco ti posso garantire che le azioni le fa. La squadra c'è con questa volta. Poi in attacco abbiamo equilibrato, passaggi diretti, ampiezza 45. In area io ho messo 5 giocatori perché comunque gioco molto sulle fasce. Quindi ho preso dei giocatori che sono veloci proprio apposta per il cross. Gli angoli ne ho messo uno perché facendo il colpo di testa. Di solito l'avversario fa il colpo di testa e manda la palla indietro, quindi ho messo più giocatori indietro che così posso fare dei tiri da fuori area. Infatti ho preso, se vedi nella squadra nuova, Seedorf e Piero che hanno più tiri. Quindi in modo tale che se prendono la palla, da fuori area ho un giocatore buono che può tirare. Le punizioni ne ho messo uno, ma non le faccio mai. Cioè nel senso di tiri, la punizione, non le faccio mai. Passo il pallone e poi mi creo l'azione. Il modulo 4-2-3-1, le istruzioni Zola, beh, mi rimane in attacco, io ho fatto inserisciti alle spalle, in modo tale che si riesce a giocarsela bene. Ti garantisco che Zola è anche un buon finalizzatore, su 10 tiri, 7 comunque c'entra la porta. È un ottimo giocatore, l'ho preso apposta. Mentre Rijken, diciamo che lo cambierò. Metterò Seedorf a centro. Come giocatore è lento, però è molto abile nei dribbling. In quel caso lì lo terrò in panchina, però. Mentre Kyle lo fa fatto che rientra in difesa, così può aiutare Cafu e Varane, perché avendo la difesa in avanti, puoi fare un filtrante, quindi avrò un giocatore in più in difesa. Mentre Kane anche lui la stessa cosa,
che ti intrattiene in modo tale che aiuta un po' gli altri giocatori, in modo tale perché comunque, ripeto, avendo la difesa più avanti, ho cercato di portare un po' più di giocatori in difesa. Quindi più incontra i difensori e anche qui, mentre quest'altro qui resta dietro in attacco. Però se vedi, resta in posizione, restano tutti e due in posizione. In modo tale che comunque, ripeto, me la sono con questo modulo qui, come ti posso spiegare? Credo di giocare veramente bene a centrocampo in attacco. Poi, quando faremo qualche partita anche in live, vi mostrerò come gioco con questa formazione, con queste tattiche. Gosens, difensore, molto veloce, infatti me lo tengo anche nella squadra nuova. Rudiger, lo cambio insieme a Varane perché i due centrali voglio mettere due giocatori che voglio puntare sulla velocità più che altro. E Cafu è veloce, però sulla fascia, che anche lì è veloce, quindi mi sono fatto una difesa veloce. I ruoli ancora non li ho messi perché, ripeto, sulle punizioni, da lontano, da vicino, comunque non li faccio mai. I rigori, ho messo Zola che è bravo, e calci d'angolo, ho messo giusto due terzini perché comunque anche lì li passi palloni. Non faccio mai cross perché su 10 cross prendo una o due volte la palla di testa. Quindi diciamo che il mio stile di gioco è sulle fasce e palla a terra. Quindi gioco poco a livello di cross della difesa e centrocampo. Il cross li faccio se vedo che il mio giocatore in attacco è più avanti del difensore, sono sicuro che segno. Se no, sempre palla a terra. Questa è la formazione, tutto quanto per quanto riguarda la squadra attuale. Poi. Ok, no, scusa, 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 No, scusa. No, dicevo, ricorda agli amici che vedono questo video, sia sulla Fabio TV che su PG Passione Games, i tuoi, diciamo, riferimenti sia su Twitch che su YouTube, se ce l'hai anche su YouTube, non mi ricordo. E così perlomeno, ragazzi, sempre, ovviamente, tutto ciò che si è detto, poi lo trovate sotto a appendice del video, quindi sia il canale del trader che i canali che c'ha Corvo. Comunque ricordalo così perlomeno sì, la gente lo sa. canale di Twitch è il Corvo Bianco 22, poi ho anche Instagram, TikTok, comunque lì trovate i vari link in informazioni su Twitch, che ho tutti i vari link, basta cliccare, mettere a seguire se vi fa piacere. E da lì diciamo che comunque pubblico la maggior parte foto di FIFA, delle squadre e quant'altro, in vari moduli. Per ora mi sto dedicando sul 4-2-3-1, che ripeto come modulo è molto bello in centrocampo e in attacco, però in difesa bisogna avere degli ottimi difensori. E È adesso chiaro. sto puntando alla velocità per riuscire a vedere un pochettino di migliorare la difesa. Bene, bene, ottimo. Io velocemente vi voglio far vedere una cosa che credo lo fanno in pochi. Ho visto solo due video. Ingrandiamo il mio faccione. Solo due video ho visto sul tubo, su YouTube. Tra le altre cose anche qualcuno ha criticato, ma video fatti da personaggi di un certo tipo. Faccio subito la transizione e vedete. Ora voi non so se lo vedete perché è già occupato, ma insomma poi lo vedrete dopo. Questa è la mia squadra. Per chi segue il canale PG lo conosce. Ora da oggi conoscete anche chi segue la Fabio TV. Ma non c'è niente di particolare, nel senso è un 4-2-4 con prospettiva davanti. Ma quello che è più tra virgolette da considerare sono le tattiche personalizzate perché io gioco con delle tattiche assurde. Pressing sul primo controllo, neanche pressing una volta persa palla, no, sul primo controllo e poi l'ampiezza 1, profondità 28. Vi garantisco, ragazzi, che non siamo schiacciati. Ora è logico che bisogna un minimo saper giocare, un minimo. Io non so giocare, però non prendo più le pallonate. Poi va bene, per quanto riguarda l'attacco, equilibrato, passaggi diretti, ampiezza 30, le voglio vicini i giocatori. Poi eventualmente se questo avversario vi fa
pressing a USA, come dico io, allora allargate l'ampiezza. Ma la cosa, tra virgolette, che è fuori dal normale è lo stile di difesa, ovvero pressing sul primo controllo e ampiezza 1. Ma se c'era 0, mettevo 0. 1, ragazzi, provatelo con profondità 28. Ripeto, ci sono sul tubo già qualche altro video, ma contestatissimo, ma non è da contestare. È logico che quando vedete che non gira, dovete, con la modifica dei piani di gioco, magari cercare altre vie, ma ragazzi, io vi assicuro che con questo stile vi potete trovare bene. Allora, ritorniamo al faccione. Io direi di chiudere qui, ragazzi. 30 minuti, sapete che sul tubo più di 30 minuti incomincia a essere una cosa noiosa. Io vi saluto come primo video della Fabio TV e come ennesimo video di PG Passione Games, e credo sarà anche pubblicato su Corvo 2000, Corvo Bianco 22. Ora magari ce lo confermerà lo stesso Corvo. Sì, io, esatto, io vi saluto, ringrazio tutti i ragazzi che vedranno questo video. Sotto trovate, ripeto, le coordinate dei vari canali dei ragazzi, canali che sono associati, tra virgolette, alla Fabio TV. La Fabio TV, che appunto faremo ora subito dopo un video di presentazione, che trovate nella, diciamo, nel frontespizio del canale stesso. Io vi saluto, porgo i saluti a Corvo Bianco 2022, scusate, e anche al Trade di Verona. Un saluto a tutti. Vai, vi saluto, ciao ciao, alla prossima. Alla prossima.